amici sportivi, amanti di quello che per noi è il gioco più bello del mondo, cioè la pallavolo, benvenuti al Pala Panini di Modena. Undicesima giornata del campionato di Serie A1 femminile Samsung Galaxy Volley Cup. Liu Jonor Meccanica Modena contro Pomì Casalmaggiore, una partita molto importante perché da un lato c'è l'esordio al Pala Panini del nuovo allenatore Marco Fenoglio, e dall'altra c'è sempre un nuovo allenatore, comunque si affrontano due allenatori subentrati, dall'altra parte c'è Cristiano Lucchi. Si vuole raggiungere il miglior piazzamento possibile in vista della Coppa Italia. Modena vuole difendere il quinto posto in classifica e vuole risalire, così come vuole risalire la Pomì Casalmaggiore. Insomma, tanti temi, una partita che si annuncia equilibrata, bella, insomma, da vivere tutti insieme. Come sempre noi ci avviciniamo alla partita andando a sentire i due allenatori, dunque i temi tecnici ed emotivi di questa gara. E allora Andrea Lolli ha realizzato per noi le due interviste, noi iniziamo con l'allenatore della Pomì Casalmaggiore, Lucchi. Coach, una sfida fondamentale per la Pomì Casalmaggiore in ottica Coppa Italia, una sfida che chiude un girone d'andata. Come ci arriva la squadra a questo appuntamento? Arriviamo in crescita, stiamo lavorando e stiamo dimostrando comunque di fare sempre buone prestazioni raccogliendo poco, perché il fatto di fare così tanti tie break e perderli ci dà molto fastidio, e il fatto di arrivare sempre lì anche con squadre importanti come Novara, come Busto, diciamo che ci lascia molto amaro in bocca. Per noi è una sfida importante, fondamentale per l'ingresso in Coppa Italia. Dobbiamo pensare chiaramente prima a fare risultato noi e poi sperare che anche gli altri risultati ci agevolino l'ingresso. Ecco, tante situazioni che magari non sono girate come si sperava, il rientro di Lo Bianco nelle ultime settimane è un punto importante a vostro favore. Sì, è un punto importante il rientro di Leo, non è ancora al 100%, però il fatto di aver recuperato questa grossa edema che gli si era creata alla spalla ha comportato il fatto di tenerla fuori 2 mesi e mezzo. Sta meglio, è rientrata, gli ho dato il campo domenica contro Busto, anche mercoledì in Coppa l'ho fatta giocare, stiamo cercando di trovare i meccanismi giusti con lei dentro. Ultime battute di riscaldamento, alle mie spalle siamo al Pala Panini, abbiamo sentito Lucchi, allenatore della Pomì Casalmaggiore. Dicevamo prima, quella di oggi è l'esordio, quella di oggi è la prima in casa al Pala Panini per Marco Fenoglio, subentrato a Marco Gaspari. Allora andiamo a sentire proprio il nuovo allenatore della Liu Jonor Meccanica. Marco Fenoglio, dopo l'esordio vincente a Monza sulla panchina della Liu Jonor Meccanica, anche l'esordio al Pala Panini contro la Pomì Casalmaggiore, una partita con punti importanti. Come sempre, alla fine sono sempre tutte importanti, quindi speriamo di fare una buona gara, questa è la cosa più importante. Ecco, l'esordio anche davanti al pubblico amico, dove hai vinto lo scudetto nell'ultima stagione, quali sono le emozioni intanto? Beh, l'ultima partita c'era, adesso non so quanta gente arriverà, l'ultima partita giocata qua era pieno, murato, quindi è stato uno spettacolo, io qua ho un bellissimo ricordo, più bello di quello forse è difficile. Come si possono sintetizzare queste 2 settimane di lavoro con la nuova squadra, insomma? Questa settimana abbiamo lavorato bene, io sono contento, c'è stata grande applicazione e adesso l'importante è trasferire tutto sul campo quello che abbiamo fatto. Avversario importante, 2 squadre che magari non hanno dato tutto quello che potevano, che si sperava potessero dare nella prima parte di stagione, come approcciare questa sfida? Ma queste sfide sono sempre sfide alla fine di alto livello, anche l'anno scorso quando abbiamo giocato Novara contro Modena eravamo forse 1/6 e 1/8 o 1/5 e 1/7 e poi alla fine abbiamo fatto la finale del scudetto, quindi adesso è presto, non c'entra niente, adesso l'obiettivo era fondamentale qualificarsi per la Coppa Italia e ci siamo arrivati, adesso un pezzo alla volta, oggi pensiamo a Pomì, poi vedremo. Volley Cup di Serie 1, Liu Jonor Meccanica Modena contro Pomì Casalmaggiore, ultima di andata, ultima occasione per fare punti in vista della griglia che delineerà la Coppa Italia, partita importantissima dunque per mille un motivo. Abbiamo sentito anche le emozioni di Marco Fenoglio l'ultima volta che era stato qui da allenatore, era sulla panchina di Novara, era il giorno dello storico scudetto proprio di Novara. Fenoglio subentrato a Marco Gaspari, Fenoglio che ha esordito con la vittoria della Liu Jonor Meccanica
a Monza settimana scorsa 3-2, Modena che era avanti anche 2-0, poi il finale al quinto set e la vittoria di Modena 3-2. Dicevamo anche nuovo allenatore sulla panchina di Casalmaggiore, in realtà non da pochissimi giorni, già da un po', Cristiano Lucchi, che ha preso il posto di Marcello Abbondanza. Cristiano Lucchi l'anno scorso allenatore del Club Italia e vice allenatore della nazionale italiana. Intanto al centro del campo lo storico speaker del Palapanini, Antoine, sta presentando i due arbitri. Primo arbitro Andrea Bellini di Foligno, secondo arbitro Alessandro Oranelli di Spoleto. Dicevamo di Casalmaggiore, decimo posto in classifica con 10 punti, un avvio di stagione complicato, anche tanta sfortuna. Ora la squadra sta un po' ritrovando i suoi valori tecnici, sta soprattutto ritrovando la regista Eleonora Lobianco, e da lì passa inevitabilmente anche la crescita di una squadra che ha sicuramente il potenziale per stare più in alto in classifica. Modena che con un punto, intanto inquadrato i tanti tifosi arrivati da Casalmaggiore, eccoli lì, tutti rigorosamente in rosa, pronti a entrare in campo le ragazze di Casalmaggiore. Scopriremo poi con calma il sestetto, squadra diciamo di grande qualità, squadra che ha centimetri, che ha tecnica, che ha anche esperienza. Entra proprio in questo istante Leo Lobianco, la palleggiatrice e l'anima della squadra. Vedremo anche quali saranno le scelte di Marco Fenoglio. Se ci saranno novità di formazione, se invece si continuerà con il sestetto titolare dell'ultima domenica. Allora la novità, possiamo dire, parte subito nel sestetto titolare Ilaria Garzaro, la centrale che giocherà in diagonale con Laura Herman. Le due schiacciatrici saranno Bosetti e Montagno, l'opposta Barun. E c'è un'altra novità, perché in cabina di regia non c'è Francesca Ferretti ma c'è Giulia Pincerato, il libero Giulia Leonari. Dunque due, diciamo, novità nel sestetto di partenza. Cercheremo anche di capire se si tratta di scelte tecniche o se invece si tratti di scelte forzate dettate da condizioni fisiche non ottimali. Questi sono i ragazzi della curva ghirlandina di Modena. Si partirà con la battuta di Brailen Martinez, la schiacciatrice dominicana, che gioca in diagonale con Ana Starcevic, schiacciatrice croata di 31 anni. La diagonale invece palleggiatrice opposta è composta da Eleonora Lobianco e dalla canadese Sara Pavan. Le due centrali sono Jovana Stevanovic e con il numero 7 Martina Guigi. Il libero Imma Sirressi. Tutto pronto dunque per l'avvio di questa che è l'ultima giornata di andata, undicesima Samsung Galaxy Volley Cup di Serie 1, il giorno Meccanica Modena contro Pomì Casalmaggiore. Brailen Martinez ai 9 metri, eccola qui inquadrata la dominicana, ricezione a 3 per Modena, battuta al salto Leonardi per Pincerato che va dietro da Barun, palla alta in due, primo punto dell'opposta di Modena, opposta che così ritrova coach Fenoglio. I due hanno vinto lo scudetto nella passata stagione, ultima partita proprio qui al Pala Panini di Modena. Barun in battuta, bel servizio Sirressi, palla dietro da un'opposta all'altra, vincente anche Sara Pavan. Due azioni in fotocopia per le due palleggiatrici, palla piuttosto alta da una parte per Barun in due, dall'altra sempre in due per Pavan, uno pari. Battuta Jovana Stevanovic, si va con l'attacco e il muro out, dunque punto di Laura Herman.
Herman che è stata costretta ad attaccare un pallone molto basso. Ecco qui il replay. Vincerato cerca la fastidio, un pallone piuttosto basso, vedete, ma poi brava a togliere le mani, mani out, primo punto anche per la belga. Madeleine Montano, colombiana. Batterà il salto. Ecco qui il suo lancio caratteristico molto alto. Ricezione non precisa di Martinez con Leo Bianco. Si va dalla difesa di Caterina Bosetti, chiamata anche in attacco, forza al colpo, il tocco del muro, può rigiocare e lo fa per la seconda volta consecutiva con il numero 10, Ana Starcevic, palla out, non c'è il tocco del muro, primo mini break per Modena, avanti 3-1. Montano. Ancora a cercare Martinez dietro per Pavan, difesa di Barun, ma c'è l'invasione a Bosetti che alza il braccio, si autoaccusa dell'irregolarità. Punto Casalmaggiore che si riavvicina, 3 Modena, 2 Pomin, questo avvio di primo set con la canadese Pavan, eccola inquadrata in battuta. Errore, il primo della gara. Herman. Battuta al salto probabilmente quella di Laura Herman. Ricezione a 3 anche per Casalmaggiore. Battuta corta, sempre costantemente su Martinez, si va in 4. La bella difesa. Arriva pincerato, no, c'è il primo punto della partita per Ana Starcevic. Diagonale preciso e potente per la croata. Resta meno uno Casalmaggiore. Lucchi, il coach, dà indicazioni proprio a Starcevic per la zona in cui andare a battere. Attacco a 3 per Modena. Anzi a 2, scusate, pincerato in prima linea, Barun in seconda. Garzaro e Bosetti, le altre due attaccanti di prima linea. Montano precisa la sua ricezione, poi si va da Bosetti, il muro, la copertura, palla viva. Free ball, Casalmaggiore. Lo bianco il primo tempo, difesa di Leonardi. Montano, la palla arriva da dietro per Bosetti, c'è l'appoggio, ma c'è la palla che tocca l'asticella, errore di Modena, punto Casalmaggiore, di nuovo parità. Ancora Ana Starcevic in battuta, flottante. A cercare Bosetti, attaccante di prima linea, attacco di Garzaro, tocca al muro, si rigioca nella metà campo Casalmaggiore. Pavan, difesa di Montano, pincerato, alta, dietro, seconda linea per Barun, vincente. Caterina Barun, sono 2 punti per lei, entrambi ottenuti in attacco. Vincerato, palleggiatrice, la seconda palleggiatrice oggi schierata titolare al posto di Ferretti. Martinez cercata costantemente, non preciso la sua ricezione e poi si va con la difesa e allora Caterina Bosetti alla rigiocata. Caterina Bosetti, primo punto anche per l'azzurra, massimo vantaggio della partita per la formazione di Modena che torna sul più 2, 6-4. Modena sta difendendo tanto, difficoltà nella fase di cambio palla per Casalmaggiore, soprattutto perché la ricezione non è spesso precisa. Guigi, pallonetto, difesa no, primo punto anche per Martina Guigi, esperta centrale classe 1984. Ecco qui, si trova il pallone un po' dietro, con l'esperienza, trova questo tocco corto, primo punto per lei, quinto Pomì.
Guigi al salto, allora pincerato dietro per Caterina, secondo punto per Bosetti. Proprio Caterina Bosetti in battuta, ecco il replay. Attacco che passa in mezzo alle mani delle due giocatrici a muro, battuta lunga, forse troppo. La ricezione c'è, poi la palla viene mandata direttamente nella metà campo di Modena, che può ricostruire con Montano. Palla alta in quattro, Madeleine Montano è un attaccante di grande qualità in questa stagione, come era prevedibile. Sta faticando un po' in ricezione, ma le qualità da attaccante puro ci sono tutte. 8-5 più 3 Liugio Nord Meccanica Modena. Bosetti, battuta tesa ancora su Starcevic, palla difficile per Martinez. Montano, la palla è giocata con difficoltà, poi il secondo tocco, la difesa, Martinez forza il colpo, difesa di Montano, allora pincerato a cercare sempre lei, difesa di Sirressi, dietro seconda linea di Pavan, la mancina, pincerato a mani aperte, ricostruzioni non sempre pulite, allora la palla non cade, si prova con la fast, grande difesa di Leonardi, palla viva, Barun senza rincorsa, cerca il mani fuori, lo trova, sì, no, per l'arbitro la palla è in campo, Fenoglio ci vuole vedere più chiaro e chiama il video check, il replay, vediamo se ci può aiutare, tocco del muro, la palla mi sembra nettamente in campo, sarebbe il primo punto per Martinez. Il responso di Alessandro Oranelli, secondo arbitro, ecco qui, palla in, punto Casalmaggiore, confermata la decisione degli arbitri. Primo punto per Martinez, è il primo muro vincente della partita. Sesto punto Pomì, 8 sono invece i punti della Liugio Nord Meccanica Modena. Leolo Bianco, battuta piedi a terra, Leonardi, vincerato, palla dietro per Barun, pallonetto! In posto 3 e sono 3 anche i punti dell'inquadrata Caterina Barun. Era molto lunga tutta la difesa di Casalmaggiore, ne ha approfittato Barun, Garzaro in battuta sulla P1 di Casalmaggiore, battuta tesa, si va dietro per Martinez, difesa proprio di Garzaro, pincerato, non può attaccare Montano, free ball. Leolo Bianco, primo tempo vincente di Jovana Stevanovic, primo punto anche per lei. Centrale serba, 1992 l'anno di nascita, Brajelen Martinez, 21 anni, in difficoltà Montano, chiamata poi in attacco dopo la ricezione, si è resa in difesa. E allora lo bianco alla seconda linea di Martinez, tocca il muro, si può rigiocare, c'è un po' di confusione, palla a filo, Montano, il pallonetto, copertura, ancora Martinez, seconda linea, tocca il muro, arriva Leonardi, pincerato, alta, in due per Barun, difesa di lo bianco. Azione lunga, la prima probabilmente della partita, pincerato ancora dietro, palla molto a filo con il destro, Caterina Barun si inventa il quarto punto personale, alzata fuori asta, lei che è una mancina va con la mano destra, ecco qui, mettendo in difficoltà lo bianco che stava già entrando per fare il secondo tocco. Decimo punto di Giunora Meccanica, 10-7, Barun in battuta, Sirressi, palla a filo, ne approfitta Modena e può rigiocare, pincerato 10 per Herman, Laura Herman, secondo punto per la belga, 11-7, time out chiamato da Cristiano Lucchi e noi andiamo a sentire proprio l'allenatore di Casalmaggiore. Dentro partita.
non a mano, cazzo, ho timore, rischia sta palla verso rete, fregatene, siamo tutte alte, andiamo su e passiamo un pallonetto. E l'attitudine in difesa, posto 6 sul muro corto, deve entrare quasi come se fosse una pasta, eh? Rimaniamo lunghe per le palle toccate, c'è il buco apposta, entrate sia nella loro P1 quando muriamo nella parallela Mosetti e su palla. Indicazioni molto precise quelle di Lucchi, soprattutto per le posizioni, ma anche, ho usato proprio queste parole, l'attitudine in difesa. 11-7, primo set, undicesima e ultima giornata di andata, Samsung Galaxy Volley Cup Serie 1, Pala Panini di Modena, Luzzonoro Meccanica, Pomì, Casalmaggiore, Barun in battuta, pallone out, no, la palla in campo, ace, il primo della partita per Caterina Barun, che è già arrivata a 5 punti personali. Ecco il replay. Battuta proprio all'incrocio delle righe, quasi. Palla in campo, non chiama nemmeno video check. 12-7 avanti Modena. Ancora Barun, altro bel servizio. Lo bianco. Il primo tempo, la murata di Laura Herman. Terzo punto per lei. Primo ottenuto a muro. Fin qui un muro Herman. Un muro Martinez. Ecco qui Herman. Sta lì ad aspettare. Salta in lettura. In opzione. 13-7 più 6 Modena. Lo bianco dietro per Pavan, vincente la canadese, secondo punto per lei, ottavo di squadra Casalmaggiore. Stevanovic, Bosetti, pincerato per Herman, difesa di Martinez, poi lo bianco in bagger e allora pincerato si ritrova con la palla in testa, va in 4 da Montano. Punto per Madeleine Montano, secondo personale, money out. Gioco piuttosto semplice, ma fatto con palloni precisi, quello di pincerato. E allora nel giovano le attaccanti che hanno l'opportunità di variare i loro colpi d'attacco. 14-8 Montano, bel servizio, è un ace, il secondo della partita per il Luzzonoro Meccanica, il primo per la colombiana. 15-8 più 7 Modena, battuta da 1-1 alla uscire, non arriva Sirressi. Palla questa volta out. Primo errore in battuta per Modena. Pavan. Opposta mancina. Errore. Secondo per Casalmaggiore. Brutto errore. E allora Lucchi. Doppio cambio, scambia la diagonale per avere sempre l'attacco a 3 e avere il muro alto. E allora Rondon, seconda palleggiatrice ex di giornata, in campo insieme a Valentina Zago. In panchina per ora Pavan e Lo Bianco. Qualche problema con il tavolo dei segnapunti per questo doppio cambio. Lucchi prova a cambiare la diagonale, prova a cambiare qualcosa, sta facendo molta fatica un po' in tutti i fondamentali. Casalmaggiore, merito anche di Modena che ha sbagliato praticamente nulla, che è stata piuttosto efficace in battuta e anche piuttosto fluida nel gioco d'attacco. Laura Herman in battuta. Invece c'è l'errore brutto di Herman, secondo di squadra.
Anastarcevic, croata, 31 anni, schiacciatrice di posto 4, questa flottante molto tesa, troppo bassa, errore, terzo per Pomi. Gli ultimi scambi, si è un po' abbassato il ritmo della gara. Rondon, primo palleggio per lei, va a cercare proprio l'opposta appena entrata. Ora si va in 4 da Martinez, che attacca altissimo, difesa di Montano. In 4, pallonetti in mezzo al campo di Bosetti, difesa da Rondon. Allora palla dietro, tocca ancora al muro, Pincerato, alta in 2 per Barun. Il tocco del muro, il pallone cade a terra, sesto punto per Barun. Luzzolo Meccanica vola via 18-10. Secondo time out chiamato da Lucchi. Andiamo ancora a sentire l'allenatore della Pomì Casalmaggiore. Da città al muro, buttiamoci una palla, eh? Il problema è lì adesso, facciamo punto. Trovare delle soluzioni con il pallonetto spinto, un money out, un colpo in diagonale stretta, dobbiamo rischiare adesso. Eh sì, è chiaro che ora Casalmaggiore deve in qualche modo rischiare, deve recuperare 10 lunghezze. Ricordiamo la classifica: Conegliano 26 punti, Novara 24, Busto 23, Scandicci 22, a 15 quinto posto per la Luzzolo Meccanica, poi Pesaro 15 punti come Modena, Monza 13, Legnano e Firenze 11, Casalmaggiore 10, Bergamo 6, Lardini, Filotrano 4 punti. Non smettono di cantare i tifosi arrivati da Casalmaggiore, battuta di Pincerato su Martinez, poi Rondon e dietro pallonetto, la difesa, la palla è giocabile, allora prova a forzare Montano, Rondon va in primo tempo, ancora una difesa, non lascia cadere nulla Modena, Rondon alta in 4 per Martinez, vincente, primo punto ottenuto in attacco da Brailine Martinez, dominicana, 21 anni. Ecco qui, va in diagonale, Leonardi non può difendere, Martina Guigi in battuta, P1 per Modena, è il servizio, la palla è in campo, è un ace, è il primo della partita per Casalmaggiore. A firmarlo Martina Guigi, secondo punto per lei, ecco qui, è un imprendibile, solo applausi per Guigi che questa volta commette l'errore, il quarto di squadra. ...19-12... primo set, Bosetti, Rondon per Martinez, attacco identico al precedente e ancora una volta non riesce a difendere Leonardi, terzo punto per Martinez, ecco qui, muro piazzato, palla fuori dal muro tra Bosetti e Leonardi, 19-13. Zago, bene Bosetti in ricezione, palla dietro per Barun, money out di Caterina Barun, top scorer fin qui, già 7 punti per lei, vede la palla molto alta e allora vola via il pallone dopo il tocco del muro, dopo il tocco di Stevanovic, 20-13. Ilaria Garzaro, battuta tesissima, è un ace per Garzaro, il terzo di squadra, il primo punto per lei, oggi preferita a Calloni. Cambio, tornano Lobianco e Pavan.
Ancora una diagonale titolare. Sul 21-13, un primo set a senso unico fin qui. Terzo errore di squadra in battuta. E 21-13, Brailin Martinez. Sta corta ricevuta da Barun. Free ball Casalmaggiore. Palla non alzata bene. Ne approfitta però Starcevic, mezzo punto, anzi tre quarti di punto per lo bianco, che ha fatto un miracolo con questa palla a fila, alzare un pallone praticamente perfetto per Starcevic. Money out, altro cambio di lucchi per la battuta, Francesca Napodano, il secondo libero. 21-15 in questo primo set. Laura Herman porta letteralmente via il pallone, non dà nemmeno il tempo di saltare al muro di Casalmaggiore. Pincerato, ecco qui. Laura Herman è certamente una delle migliori attaccanti al centro del campionato italiano. Cavan, terzo punto per l'opposta canadese. 22-15. Questo invece è Cristiano Lucchi in panchina con il suo vice Ivan Bragagni. Dall'altra parte Marco Fenoglio, lo ricordiamo, all'esordio del Palapanini, suo vice allenatore, confermato Filippo Schiavo. Fermato dopo l'esonero invece di Gaspari, eccolo Fenoglio. Ancora qualche problema con il tavolo del segnapunti. Non è la prima volta in questo set, insomma, un po' spezzettato il ritmo del match. C'è un problema e Oranelli allora va a chiamare Andrea Bellini, il primo arbitro. L'occasione allora per andare a leggere il quadro completo delle partite del weekend. Moco Volley Conegliano, Mai Cicero, Volley Pesaro, Busto Arsizio, Savino del Bene Scandicci, Bergamo contro Monza. La partita del Palapanini che stiamo vedendo insieme, Modena contro Casalmaggiore, e poi il Bisonte Firenze, Lardini Filotrano, Savvole Legnano, Igor Gorgonzola Novara. Ecco i due arbitri a colloquio. È stato un problema. Allora le giocatrici, vedete, cercano di tenersi calde. È un peccato, sono già la pallavolo a tanti tempi di non gioco. Sto cercando di ridurli il più possibile. Speriamo si possa riprendere al più presto. Abbiamo letto ancora qualche problema. La
Allora lo ricordiamo, questa è l'ultima giornata di andata, undicesimo turno, giocato in Serie 1 femminile. Due gli anticipi giocati ieri sera, prima abbiamo letto il quadro completo, non vi abbiamo dato i due risultati delle gare che sono giocate in anticipo il sabato sera. Il Moca Volley Conegliano 3, Mai Cicero Volley Pesaro 0, dunque vittoria di Conegliano 3-0, 25-23, 25-19, 25-19, mentre nell'altro anticipo vittoria di Scandicci in trasferta sul campo di Busto 3-2, 25-16, 14-25, 26-24, 24-26, 9-15. Ancora un problema, non si vuole proprio tornare a giocare, siamo fermi ancora da qualche minuto e ancora Oranelli che chiama il primo arbitro. In certi casi forse avere la classica matita e andare a compilare il referto non elettronico ma quello con la penna sarebbe meglio. Giovanna Stevanovic, la battuta della serba tesa su Montano, in bagher anche pincerato, muro di Pavan, quarto punto per la canadese, primo muro, due muri per Casalmaggiore, uno solo per Modena. Modena però ha 5 lunghezze di vantaggio, 22-17, ecco qui palla staccata, prova la parallela, duro composto quello di Pavan. Allora ancora Stevanovic, vedremo se cercherà nuovamente Montano, sì, ma questa volta c'è la ricezione seppur non perfetta di Bosetti, poi l'attacco in palleggio, si va al primo tempo vincente di Guigi, terzo punto per lei, 18° di Casalmaggiore che si rifà sotto. Eccolo bianco, primo tempo di Guigi. Non controlla il muro di Herman. Errore. Quinto errore in battuta per Casalmaggiore. 23° punto Lugionor Meccanica. Montano, Madeleine Montano.
è il servizio, corre lo bianco, Pavan da posto 2, pincerato, difesa nella metà campo di Casamaggiore, non ne approfitta però, e allora il diagonale stretto, difesa di Starcevic, chiamata anche in attacco, il muro, l'autodifesa con il piede, free ball Modena, appoggio di Leonardi, pincerato, va in 4, la palla non cade, Starcevic, piazzata, Leonardi, seconda linea, Bar, un pallonetto, copertura, altra occasione per Modena, pincerato per Herman, punto di Laura Herman, quinto per lei, Modena alla prima palla set sul 24-18. Montano, lo bianco per Pavan, sono 5 i punti per la canadese Sara Pavan, annullata la prima palla set in campo, Visconti per Montano, cerca di dare qualità alla ricezione Fenoglio, Veronica Visconti, 20 anni, secondo libero di Modena, Pavan battuta a piedi a terra, Leonardi pincerato ancora da Herman, la difesa di Pavan, poi Sirressi, seconda opportunità in attacco per Modena, appoggio non preciso, si va ancora con la palla un po' bassa per Herman, costretto al pallonetto, copertura, Pavan da seconda linea, gran colpo di Sara Pavan, annullata anche la seconda palla set, fin qui le due opposte in campo hanno messo a segno 7 punti Baru e 6 punti Pavan. Visconti, vincerato, va da Herman, tocca il muro, non c'è la copertura, e allora con il sesto punto personale di Laura Herman si chiude il primo set, se lo aggiudica Modena con il punteggio di 25-20. Tra qualche istante noi torneremo al Palapanini per il secondo set di Giorno Meccanica Modena, Pomì, Casalmaggiore. Thank you.
nuovamente collegati con il Pala Panini di Modena. Liuzzo Noro Meccanica Modena 1, Pomì Casalmaggiore 0. ...25-20 il parziale del primo set di questa undicesima giornata della Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A1, ultima di andata. Primo set sostanzialmente dominato da Modena, che ha avuto un leggero calo nella parte finale, ha provato a recuperare Casalmaggiore, ma diciamo che ha fatto sicuramente meglio in tutti i fondamentali la formazione allenata da Marco Fenoglio, nuovo allenatore di Modena, alla prima qui al Pala Panini. Fenoglio che ora parla con Giulia Pincerato, la palleggiatrice solitamente di riserva, oggi invece schierata titolare per qualche problema fisico, a Francesca Ferretti. Si è già ripresa a giocare e si riparte con il muro di Laura Herman, probabilmente la migliore in campo fin qui insieme a Barun, il muro su Starcevic. Secondo muro per Herman, settimo punto, 7 punti lei, 7 punti Barun, le due top scorer. Barun ancora in battuta, bella battuta, in difficoltà Martinez. Starcevic palla difficile, prova a forzare la copertura, si va ancora da Herman, difesa, Sirressi, va da Pavan, la mancina attacca forte, la palla è in gioco ma c'è l'invasione di Herman. Prova a chiamare il Vinicek, per gli arbitri è invasione, andremo a vedere ora cosa dirà il videocheck. Intanto sono prontamente arrivate le statistiche del primo parziale, Modena che ha attaccato con il 39%, Casalmaggiore con il 35%, Modena che ha ricevuto con una positività del 68% contro il 61% di Casalmaggiore. Tra le singole dicevamo 7 punti per Barun, 7 i punti anche dall'altra parte dell'opposto Pavan, 6 invece per Ero nel primo set. C'è l'invasione di Pincerato, ecco qui con la schiena, tocca la rete. Invasione confermata, in effetti però quello che sta dicendo Bosetti ha un suo fondamento, cioè avevano fischiato l'invasione a Herman, invasione che non c'era invece stata, si sono accorti peraltro dell'invasione di Pincerato con la schiena. Uno pari si gioca, Montano, palla a filo, il muro vincente da parte di Starcevic. Secondo punto per lei, primo a muro. Primo vantaggio della partita per Casalmaggiore, 2-1 in questo secondo set. Modena ha vinto il primo parziale 25-20. Stevanovic, Giovanna Stevanovic, il capitano. Vincerato, va da Montano, il muro di Pavan, secondo personale. Ecco qui il replay, va ad attaccare dritto per dritto Pavanna, braccia lunghe e qualità tecnica anche a muro. Più 2 Casalmaggiore, 3-1 Stevanovic. E la tesa e l'ace, si cerca sempre Montano. Secondo ace per Casalmaggiore. Secondo punto personale per Stevanovic. 4-1, il vantaggio delle ospiti. Ecco qui ancora Stevanovic, battuta ancora molto tesa. Pincerato, seconda linea, Barun, difesa proprio di Stevanovic, lo bianco, palla dietro per Pavan, pallonetto, copertura. Ma c'è un'altra invasione di Montano. E allora probabilmente Fenoglio chiamerà time out. Ecco, si è messo il piede di là. 5-1 Casalmaggiore. Non chiama timeout Fenoglio, lascia la battuta di Stevanovic. Punto di Guizzi dopo la brutta ricezione di Bosetti.
6-1, partenza da dimenticare per le bianconere, partenza lanciatissima di Casalmaggiore, ancora Fenoglio non chiama time out. Il cerato per Montano, la palla toccata dal muro, si va da Starcevic, errore, secondo punto di Giulio Meccanica. Brutto errore quello di Stacic, vedete, cerca un colpo impossibile, un diagonale strettissimo, palla in rete. Montano, dato un po' di difficoltà in ricezione, così come Martinez, allora Pincerato è attenta, primo punto per lei, terzo Lugio Nordmeccanica. Attacco di Pavan, la difesa, corre Leonardi, si gioca ma non si intendono Barun e Pincerato, si arrabbia moltissimo Fenoglio e ha ragione, ecco il replay. Era stata molto brava Leonardi sul secondo tocco di difesa. Herman non sbaglia, ottavo punto per lei. C'è grande intesa tra Pincerato e Herman, decisamente meno con Garzaro, è chiaro che Herman è anche più attaccante dell'alta centrale Garzaro. Garzaro fin qui zero tentativi in attacco. Erroraccio di Herman che sbaglia completamente l'impatto con il pallone. Quarto errore in battuta per la Lugio Nordmeccanica. Ana Starcevic in battuta. Seconda linea di Barun. 8 punti per Katarina Barun. Lo bianco. Montano prova a forzare. C'è il tocco del muro. Punto per Montano che non ha avuto paura. Quarto punto per lei, quinto di squadra, ecco qui. Sì. C'è il tocco di Martinez, la palla si impenna. 8-6. Pincerato. Tutta lunga, troppo. Quinto errore in battuta. Martina Guigi. Pincerato cerca Garzaro. Palla un po' bassa. Errore di Garzaro. 9-10-6. Scusate, ecco qui il replay. Primo tentativo con Garzaro, palla bassa, non può completare il movimento di attacco, pallone spedito largo e anche lungo. Montano, Pincerato, torna da Garzaro, fa bene, ma grande difesa, la palla è viva, si gioca, si va in quattro da Barun, lo bianco, Martinez, il muro, si gioca ancora lo bianco, secondo tentativo per Martinez, poi Barun, pallonetti in mezzo al campo, la difesa di Martinez, Pavan a cercare la palleggiatrice e allora palla per Barun con un pallone difficilissimo, altra difesa di Starcevic, Pavan attacca forte, il muro, la copertura, palla in campo, Garzaro appoggio, Pincerato in quattro,
per Barun, non vuole proprio cadere questo pallone, lo fa in questo momento. L'applauso del Palapanini all'indirizzo di entrambe le squadre, davvero brave, soprattutto in difesa. Ultimo attacco, quello vincente, quello che decide lo scambio di Caterina Barun. Montano, punto per Madeleine Montano, e sono 5. E allora l'isola meccanica, un ponticino alla volta, si è rifatta sotto, sono solo due lunghezze di vantaggio di Casalmaggiore, 10 Pomì, 8 l'isola meccanica. Stefanovic, terzo punto per il capitano di Casalmaggiore. Molto bello il gesto atletico. Stevanovic, lo bianco. Vincerato per Garzaro, difesa di Sirressi. Pallonetto, vincerato. Leonardi, Montano in 4. Non sbaglia Montano. Braccio sciolto oggi per Montano. 6 punti per la colombiana. 11 a 9 più 2 Casalmaggiore. Battuta Garzaro. Al servizio. Poi Pavan, brava Pavan. Esce da una situazione complicata e lo fa con la tecnica, lo fa andando a cercare le mani altissime del muro. Ecco qui il replay, muro alto e muro piazzato, doppia cifra per Pavan, prima giocatrice della partita arrivare a 10 punti personali. Montano, palla difficilissima, ancora un punto per Montano. Ancora una volta attaccando forte e saltando tanto. Ecco qui. Anche qui c'era un muro altissimo. Non ha avuto paura Montano, che lo ha raramente in attacco. 12 a 10, Barun. Grande ricezione questa di Martinez. E poi Stevanovic mette il pallone in campo. Quarto punto per lei, ma molto brava davvero Martinez. Ecco qui il replay, non riusciamo a capire se la palla fosse in campo o fuori, non chiama, video check. Fenoglio, Montano, palla in seconda linea per Barun, sono 10 anche per Caterina Barun. Come detto, si è ricomposta la coppia scudetto, cioè Fenoglio in panchina e Barun in campo, proprio scudetto di Novara. Novara che ha vinto proprio qui al Palapanini il suo storico scudetto della passata stagione. Starcevic e poi Pavani in attacco. E ormai è chiaro che le due squadre si stanno affidando molto, soprattutto nelle situazioni di palla non semplice, alle rispettive opposte. Fuori Montano, dentro Visconti, cambio per la seconda linea che avevamo già visto nel finale del primo parziale. Eccola Veronica Visconti. Avanti Herman, la difesa, sì, miracolo in difesa di Novara Bosetti, punto di Caterina, ma applausi meritatissimi per Casalmaggiore, che sta giocando un set decisamente diverso rispetto al primo. Doppio cambio
Pistolesi per Herman. Cambio in seconda linea. È un cambio invece ruolo per ruolo, cioè fuori una centrale Garzaro, dentro Calloni. Scelta tecnica quella di Fenoglio, che inizialmente aveva preferito Garzaro rispetto al, diciamo così, titolare Calloni, invece rimette in campo proprio Raffaella Calloni, primo anno a Modena per lei. Bel servizio di Pistolesi, ma c'è anche un'altrettanto buona ricezione, poi il muro, la copertura, Cirressi. Pavan seconda linea, ancora il muro, ancora la copertura, lo bianco. Ancora terzo muro e altra occasione questa volta. Guigi non sbaglia. Si è alzato il livello tecnico della partita in questo scampolo di gioco. ...15-12... più 3 Casalmaggiore che conduce dall'inizio del parziale. Modena ha vinto il primo set 25-20. Leonardi in difficoltà e allora Martinez, quarto punto personale, più 4 Casalmaggiore, 16-12. Starcevic, pincerato alto in 4 per Bosetti che passa sopra, difesa rigiocata, Pavan forte, difesa di Baru, ancora in 4 Bosetti, la palla è buona, la palla è buona, brava Bosetti, brava Caterina, quarto punto, era un attacco tutt'altro che semplice. Eh sì, la palla è dentro al campo, 16-13, più 3 per Casalmaggiore, pincerato, money out di Guigi. Cresciuta la ricezione di Casalmaggiore, ecco che lo bianco gioca tanto al centro, gioca tanto con le combinazioni, diciamo così, veloci. Guigi Barun, money out, 12 per Barun, 14 per Modena. C'è il video check però. Chiamato da Lucchi, le proteste alla panchina di Modena perché il time out era stato chiamato, anche a me pareva dopo i 7 secondi, tant'è, la palla è nettamente fuori, non ci sono discussioni. ...17-14... più 3 Casalmaggiore che deve ora ricevere la battuta di Cosetti. Non ce n'è bisogno, sono 6 gli errori dai 9 metri con l'ultimo dell'inquadrato. Caterina, Bosetti, cambio, entra Rondon per la battuta in panchina lo bianco, cambio tra palleggiatrici. Pesta la linea Rondon, errore. Andiamo a vedere il replay. Non mi è sembrato, perché è vero che ha appoggiato il piede sinistro, ma l'ha appoggiato fuori.
Mi chiamerei un video check se fosse allenatore di Casalmaggiore. Ma non si può chiamare il video check, ovviamente, per il tocco, per il fallo sul tocco della battuta, fallo che a vedere il replay non mi era sembrato di vedere. 18-15, errore in battuta, allora il sesto per Casalmaggiore, poi palla a filo e ne approfitta Herman, e allora in un attimo Modena torna sotto, nono punto per Herman. Luchi chiama time out, sì, Cristiano Luchi, allenatore di Casalmaggiore, chiama time out. Noi andiamo però a sentire l'allenatore della Liugio Normeccanica. La linea con i posti 4, dobbiamo lavorare sulla diagonale, non ha tirato una parallela e il tempo di salto deve essere ritardatissimo. Siamo sotto di due punti e avremmo fatto 6 cazzate tutto noi. Va bene, vai! Vai, subito, raga! Giri di parole, Fenoglio, insomma, fa capire alle sue che c'è una differenza minima nonostante alcuni, diciamo così, errori commessi proprio dalle sue ragazze. 18 Casalmaggiore, 16 Modena. Modena ha vinto il primo set 25-20. Calloni, entrata per Garzaro. Lo bianco, il primo tempo al muro di Herman, che è lì ad aspettarla, salta in opzione, la marca stretta, la marca uomo si potrebbe dire, ecco qui, va su diagonale, 18-17, decimo punto per Herman, terzo a muro. Calloni, battuta lunga su Starcic che riceve male, e allora il bagger di Martinez, pincerato dove va? Va dietro da Varun, che però si fa murare da Stevanovic. Brava Jovana Stevanovic. Primo muro per lei. ...19-17... più due per la Pomica Salmaggiore. Entra Francesca Napodano per la battuta al posto di Martinez. Vincerato, pallonetto di Herman. Undicesimo per lei, 18° Liugio Normeccanica. Stevanovic, sesto punto per il capitano, 20-18, set molto più equilibrato, set anche più bello da un punto di vista tecnico, il secondo. Vincerato per Herman, pallonetto al muro, la copertura! Non si intendono Montane Bosetti. Punto per Casalmaggiore. È un muro. È un muro di Guigi. Il settimo punto per lei. Il primo tenuto a muro. Di nuovo più tre Casalmaggiore. 21-18. Torniamo sulla panchina di Modena. Ricordiamoci adesso che andiamo avanti in seconda linea, possiamo lavorare di sotto, ok? Con un pallonetto, con una palla piazzata, e dopo andiamo muro dall'altra parte, eh? Forza, andiamo! Abbiamo sentito Filippo Schiavo, il secondo allenatore, perché Marco Fenoglio
si è fermato a parlare con Giulia Pincerato, la palleggiatrice. Ricordiamo che oggi Modena gioca senza la palleggiatrice titolare Francesca Ferretti, ferma per un problema fisico, e allora partita da titolare prima della stagione per Giulia Pincerato. 21-18 avanti Casalmaggiore. Stevanovic in battuta, Bosetti, si va da Montano, Vincente Montano, ottavo punto per Madeleine, 21-19. La colombiana in battuta. Sirressi, poi dietro da Pavan, pallonetto, vola Leonardi. Seconda linea di Barun, vincente Caterina Barun. Tredicesimo per lei, applausi anche e soprattutto a Giulia Leonardi per la difesa. Poi Barun, attacca forte e alto, 21-20. Meno uno Modena, Montano. Eisti Montano, il quarto di squadra, il secondo personale. Di nuovo parità, 21 Legionor Meccanica, 21 Pomi Casalmaggiore, l'abbiamo detto. Questo secondo set è davvero molto bello, molto equilibrato ed intenso. Time out chiamato da Cristiano Lucchi, il secondo nel giro di pochi istanti. Andiamo sulla panchina di Casalmaggiore. Siamo pari, porca troia. Fuori le palle, sempre, sempre, sempre. Adesso ogni punto ci troviamo e urliamo, urliamo, urliamo. Caricate, andiamo. Oh. Il più classico dei time out esclusivamente motivazionale, quello di Cristiano Lucchi, che non ha dato indicazioni tecniche, ha soltanto chiesto alle ragazze maggiore carica, maggiore determinazione, maggiore anche fiducia e autostima. 21 pari, secondo set, undicesima e ultima giornata di andata. Palla Panini di Modena, Legionor Meccanica, Formica Salmaggiore. Starcevic battuta di là, e allora Bosetti non solo completa la rimonta Modena, ma ora va anche avanti, 22-21. Bel turno al servizio di Madeleine Montano. Grande combinazione al centro, questa tra Lo Bianco e Guigi. Davvero brava sia la palleggiatrice che Guigi. Ecco qui, guardate come sposta il gioco. Facciamo un paragone così, forse un po' strano, ma mi è sembrato, per noi che conosciamo bene al Palapanini, il palleggiatore brasiliano dell'Azimut Modena Volley, un palleggio alla Bruninho. 22 pari, finale di secondo set. Valentina Zago in battuta, Montano, Bosetti, il muro di Lo Bianco, primo punto per lei, primo punto per la palleggiatrice in un momento fondamentale del secondo parziale. Torna avanti Casalmaggiore, 23-22. È entrata Valentina Zago, seconda battuta consecutiva per lei, battuta tesissima, in difficoltà Leonardi. Bosetti, palla difficile, appoggia il pallone, si può rigiocare, si va in seconda linea, da Barun c'è il tocco del muro. Terzo occasione di attacco per Modena, prova Herman, difesa, Starcevic, palla corta, la difesa di Bosetti, e allora dietro, palla un po' bassa per Barun, il muro, palla staccata, Zago, l'appoggio, alta per Bosetti che ritarda il colpo e poi si inventa una palla spinta per il 23 pari. Era già andata sotto, quindi non aveva praticamente rincorsa, cerca le mani del muro, la copertura poi di Lo Bianco
termine out, 23 pari, finale emozionante quello che stiamo vivendo, finale del secondo set, 23 Modena, 23 Casalmaggiore. Pesta il video, chiama il video check, chiama il video check. Noi vi diciamo la verità, ecco qui, noi vediamo anche il video check perché siamo esattamente dietro e la pestata mi pare ci sia stata. Nel set precedente avrebbe voluto chiamarlo anche Lucchi, ma non aveva già chiamato i due video check. E allora ecco qui, insomma, però non è una chiamata facile perché la proiezione del piede è sulla linea, non diciamo la pianta, non è facilissima questa chiamata. Io credo che ci sarà il tocco. Eh sì, così è. Di pochissimo, ma c'è. Qualche fischio perché, come vi dicevamo, è più la proiezione della scarpa che non la pianta a pestare la linea, ma tant'è, gli arbitri confermano la decisione, 24-23, prima palla set per la Pomì Casalmaggiore. Time out chiamato da Modena. Sentiamo invece cosa da dire alle sue Cristiano Lucchi. La partita serve qui con un ace, la granchia la spingi. Bene, spingi forte, tattica, tra 6-1, tra 6-1 non importa. O vai sul giocatore di posto 6 o anche sul posto 1, non importa. Guardiamo cosa fa Barun. Se Barun viene davanti, attenzione alla 2. Ok, attenzione alla 2. E a lettura sempre, attenzione il posto 4. Centrale guarda Barun da pai, poi eventualmente il posto 4. Oh. Si rientra dopo il time out chiamato da Modena. Modena che deve fronteggiare la prima palla set per Casalmaggiore. Questa è la curva ghirlandina di Modena. 24 Pomì, 23 Liugiolo Meccanica. Starcevic in battuta. Montano, palla di là. Non chiude Martinez. E allora Bosetti in attacco. Non c'è il tocco del muro. Casalmaggiore vince il secondo set con il punteggio di 25-23. Dunque, perfetta parità al Palapanini. Uno Modena, uno Casalmaggiore. Tra qualche istante, il terzo parziale.
Terzo set al Pala Panini di Modena, un set pari tra Liugionor Meccanica e Pomì Casalmaggiore. 25-20 il primo per Modena, 25-23 il secondo per la Pomì. Secondo set decisamente più equilibrato rispetto al primo, anche più bello, condotto da Casalmaggiore, che poi si è fatta recuperare prima della zampata vincente finale. Si riparte con un bel attacco al centro di Herman, il 12° punto per lei. Barun si ressi e allora si va in 4 da Starcevic, difesa di Leonardi. Montano, ancora una difesa, questa volta di Sirressi. Martinez non sbaglia, quinto punto per la giovane schiacciatrice della Repubblica Dominicana. Ecco la pipe che passa in mezzo al muro di Modena. Stevanovic, errore e ricezione di Montano. Ace, terzo di squadra, secondo personale per il capitano della Pomì, che è ora avanti 2-7-1. Vincerato va ancora da Herman. 13° punto per Laura, top scorer della partita. 13 punti lei, 13 punti Barun. Montano, due pari. Starcevic tiene bene e poi Pavan, difesa nella metà campo di Casalmaggiore. Starcevic attacca direttamente out. Errore, in difficoltà Starcevic. Per lei soltanto due punti, uno a muro e uno in attacco. Sta battendo invece molto bene Montano. Pavan, difesa a una mano. Bosetti, palla a filo, prova il tocco corto. Si va ancora dietro da Pavan, che attacca forte, c'è il muro, c'è un'altra occasione. Pincerato, va da Bosetti che trova il manifuori. Settimo punto per Caterina Bosetti. Quarto di squadra per Modena, che piazza il mini parziale e ora avanti di due lunghezze, 4-2. Adelaide Montano, ricezione ancora nella metà campo di Modena, 14° punto per Herman, 5-2 Liugionor Meccanica. Davvero quest'oggi Madeleine Montano in battuta sta facendo vedere grandi cose. Dicevamo in difficoltà starci, dice allora cambio, entra Anastasia Guerra, schiacciatrice molto giovane anche lei, 21 anni, classe 1996, al posto di Starcevic. Montano, Sirressi, subito Guerra chiamata in attacco, il muro, la copertura. Pavan, difesa di Pincerato, Montano, la difesa di Lobianco e allora ancora Guerra, prova ad attaccare alto sulle mani del muro, ma c'è la copertura dopo il tocco del muro. Difesa di Sirressi su Bosetti, Martinez, la pipe, il muro, non c'è copertura, punto mi pare di Pincerato, sarebbe il secondo punto per lei. Ecco qui, no, il muro è di Herman, 15° punto per lei, time out, panchina Casalmaggiore.
è sempre il muro, ci sta che vai entri forte, però creiamo delle situazioni diverse anche per loro e poi copriamoci, raga, cazzo. Non ci stiamo dando una mano in niente, dai, raga, tutto, dai. Tutto così, quello che viene a tentoni. Un punto, poi subiamo due punti, un punto loro, poi ne subiamo altri tre, non entriamo mai in gara, mai in gara entriamo. Dai, dai, dai. Forza! Nella prima parte del time out Lucchi ha chiesto così una maggiore variazione di colpi con l'attacco e nella seconda parte invece ha richiamato così una maggiore determinazione, una maggiore grinta, una maggiore attitudine, una maggiore presenza. 6-2 più 4 Modena. Montano, altra gran battuta. Il muro out, punto Guigi, allora interrompe la serie di Modena. Casalmaggiore lo fa con questo attacco in primo tempo di Guigi. Out la risposta del muro di Herman. 6-3, l'opposta canadese di Casalmaggiore, Sara Pavani in battuta. Battuta mancina, battuta corta, è un ace, è il quarto ace di squadra, il primo per lei. Battuta che cade davanti a Montano, decisamente ferma, cambio per la seconda linea, dentro Bisconti, fuori proprio Montano. Sara Pavan, questa volta buona la ricezione di Modena e allora la pipe di Barun, 14 punti per lei. Pallavolo, quella espressa da Modena oggi probabilmente meno fantasiosa rispetto a quando gioca Ferretti, si va sulle certezze, si va su qualche alzata più alta, si cerca più la precisione. Errore, sorride Herman, si rende conto di aver commesso un errore davvero stranissimo, colpisce il pallone dal basso verso l'alto, ne esce una traiettoria forse difficilmente riproducibile. Settimo errore in battuta per Modena. Guerra, Leonardi in ricezione, poi palla spinta in quattro per Bosetti, tocca al muro, si va da Martinez, pallonetto, Bosetti in copertura, seconda linea di Barun, vincente Martinez, sesto punto per lei, secondo muro, 7 Modena, 6 Casalmaggiore che si rifà sotto. Barun, palla alta per Bosetti, la palla del pareggio Casalmaggiore, la palla non cade a terra però, allora Bisconti da seconda linea, ancora un'occasione per la Pumì, si va in quattro da Martinez che passa sopra pincerato, settimo punto per la Dominicana, Liugiolano Meccanica 7, Pumì Casalmaggiore 7. Pincerato di prima intenzione, la palla cade, no, si gioca, mi sembrava nettamente a terra. Pincerato in quattro ancora per Bosetti, questa volta il pallone è a terra. Ottavo punto per Caterina, le proteste di Fenoglio, vediamo se ci sarà il replay, arriverà probabilmente un cartellino giallo, ecco qui cartellino giallo del primo arbitro Bellini all'indirizzo della panchina al dirigente Varacca. Non cambia il punteggio, l'isola meccanica 8, Pumì Casalmaggiore 7, terzo set, primo parziale 25-20 per Modena, secondo 25-23 per Casalmaggiore nell'undicesima e ultima giornata di andata.
Guerra in ricezione, palla alta in 4 per Martinez, non c'è il tocco del muro, almeno per l'arbitro. Lucchi chiama il video check, andiamo a vedere il replay. No, mi pare che il replay sia già di per sé piuttosto chiaro. La palla di Martinez passa piuttosto lontana dalle mani di Barun. Mi pare corretta la decisione dei due arbitri. Li ricordiamo, Andrea Bellini di Foligno e Alessandro Oranelli di Spoleto. Anche il replay fornito dall'SNG TV Services è piuttosto chiaro, così come questo video check. E allora confermata la decisione, punto Modena 9, l'Isolor Meccanica 7, Pomì Casalmaggiore. Pincerato a cercare Guerra, è un ace, è il quinto ace di squadra, il primo per Pincerato, 10-7. Pavanda, seconda linea, punto Pomì. Sono 12 per la canadese Sara Pavan. La pipe, la palla viene toccata dal muro e termina anche in campo. Guigi al salto alla centrale, Leonardi piuttosto precisa la sua ricezione, poi c'è il primo punto della partita per Raffaella Calloni, che non era partita titolare. A metà secondo set in campo per Carzaro, rientra in prima linea Montano, in panchina Bisconti dopo i tre giri in seconda linea. Bosetti, un po' di confusione per Casalmaggiore, un pallonetto, la copertura, Pincerato, la pipe di Bosetti, vincente, brava Caterina Bosetti, nono punto per lei, 12-8. Pincerato per Bosetti contro il muro 1, più 4 Modena, terzo set, un set pari. Barun completa l'opera dopo la ricezione sbagliata di Martinez, e allora time out chiamato da Casalmaggiore. Noi però sentiamo Fenoglio. Ma non ha angoli, ha solo questo, quindi adesso eravamo larghissimi, dobbiamo stare senza spostamenti, l'1, il 5, il 6, ma tutte verso il centro del campo, 2 metri, due metri. Con situazione anche dietro al muro, sì, anche coperta. Sì, perché io sto cercando di stare dritta. Dritta, perché non ha preso. E l'altra cosa su queste palle qua, il terzo di rete sull'attacco da posto 4, taglia sempre la copertura di pallonetto Martinez o anche l'altra, non hanno questa palla qua, quindi prevalenza grossa, andiamo a copertura del pallonetto. Dai ragazzi, occhio 2-0. Si è concentrato sulle posizioni in difesa Fenoglio. Avete sentito l'ultima indicazione, riguardava proprio il terzo di rete che sull'attacco da posto 4 deve andare a coprire il pallonetto al centro del campo, lasciando così libera la diagonale stretta. 13-8 più 5 Modena Bosetti, battuta lunga, troppo lunga, ottavo errore di squadra. Lo bianco, Bosetti, Pincerato, pallonetto di Calloni, sono 2 punti per Raffaella Calloni. Sorride Caterina Bosetti,
proprio l'esperta centrale Calloni al primo anno a Modena, va a battere, cerca Guerra, Stevanovic attacca con forza, 8 punti per lei. Leonardi in ricezione, poi Bosetti, il muro, la copertura, anche con un po' di fortuna. Free ball, Pomì, Stevanovic, pallonetto, copertura. Pincerato, va da Montano, contro il muro, piazzato! Madeleine Montano, 10 punti. Partita sontuosa in attacco per la colombiana. Barun, Guerra in difficoltà, non attacca, addirittura la palla cade, si guardano Martinez e Guerra, buon per Modena, ma immaginiamo la rabbia di coach Lucchi, 16-10. Barun, Sirressi, palla in due, il muro, la copertura. Lo bianco va in quattro, Guerra non attacca forte. Pincerato in bagger, sposta per Montano. Altro punto di Montano, che in attacco ha sbagliato pochissimo. 11° punto per lei, più 7 l'Ugilor Meccanica. Ecco qui, anche con un po' di fortuna, ma sicuramente un bel attacco perché ha attaccato molto alto. Barun. Martinez tiene la palla alta e allora Guerra prova a spingere il colpo e fa bene, brava Guerra. Primo punto per Anastasia Guerra, schiacciatrice che ha preso il posto di Starcevic nel corso di questo terzo parziale. Stevanovic, Bosetti, Barun, la pipe di Barun, 16 per Katarina Barun. La croata top scorer della partita fin qui, 16 punti diciamo per lei, poi ci sono i 15 di Herman dall'altra parte, 12 per Pavan. Pavan murata da Bosetti, 10° punto per Bosetti, primo ottenuto a muro. Set che pare prendere la via di Modena, 19-11. Montano, palla tocca al net. E allora dietro ancora da Pavan, ma c'è un fallo in palleggio chiamato allo bianco. Decisione discutibile onestamente. Ecco qui il replay. Forse leggermente trattenuta, ma non mi pare un tocco particolarmente sporco. 20-11, punto per la Junior Meccanica. Montano a cercare Guerra con il pugnolo bianco, ma questo è un ace per Montano. Montano, battuta e attacco, davvero un fattore determinante. Cambio dentro Rondon a dare un po' di respiro allo bianco.
La palla in campo, questo è un ace. Non per gli arbitri, c'è il video check. Chiamato da Fenoglio, io dalla mia postazione ho visto il pallone in campo. Intanto guardiamo il replay. Palla molto vicina alla linea. No, palla probabilmente fuori. Palla probabilmente fuori. Sono stato ingannato, molto molto vicina, ma probabilmente fuori. Palla fuori. Davvero di un non nulla. Undici. Ventuno a dodici, scusate. Pavan pincerato, va dietro Barun, il muro in campo, il muro in campo di Guigi, decimo punto. Dici. Pavan in battuta. Ace di Pavan. Quinto di squadra. Secondo personale. 21-14. Fatica Montano quando la palla le cade davanti. Non sempre mobile con i piedi. Palla a filo. Spinge. Bosetti, difesa, palla per Guerra, che forza, difesa di Montano, palla alta in 4 per Bosetti, diagonale stretto, difeso da Guerra, seconda linea di Pavan, tocca al muro. Pincerato dove va? Va da Herman e fa bene, perché con il sedicesimo punto di Herman, Modena conquista il 22esimo punto. Non forza la battuta Herman, allora Rondon, la palla è in campo, punto Guigi, undicesimo per lei, Rondon confermata al palleggio, ecco qui, parallela millimetrica, quella attaccata da Martina Guigi, Anastasia Guerra, battuta ricezione a 3 per Modena, Bosetti. Primo tempo di Calloni, vincente Calloni, buon ingresso il suo, tre attacchi vincenti, 23-15, primo tempo davanti, un po' spostato. Pincerato. Rondon, Guigi, il muro, la copertura. Martinez non sbaglia, 8 per la Dominicana, 16 per Pomì. Palla lunga in 6. Luigi, vincerato. Pallonetto di Calloni, copertura, Martinez senza rincorsa, Montano è piazzato, palla alta per Bosetti, cerca le mani, non penso le abbia toccate, l'arbitro dice di sì, video check, ecco il replay, questo replay non è chiaro, la palla è passata in mezzo al muro di Martinez. Per l'arbitro c'è tocco.
onestamente non mi sembra, non mi era sembrata in diretta, anche se passa molto vicino alle mani. Vedremo se verrà confermata la decisione degli arbitri, cioè punto Modena, e allora sarebbe prima palla set per la Legionor Meccanica. Decisione evidentemente non semplice, perché no tocco a muro, ecco, sì, il pallone passa molto vicino alle mani ma non le tocca, e allora non è palla set Modena, è invece punto Casalmaggiore. 17° punto, 23 Modena, 17 Pomì. Martina Guigi, Montano, poi Pincerato, ancora Bosetti, il muro, copertura di Leonardi, sempre Bosetti da due, spinge il pallone, non di potenza ma di tecnica, per il 24-17 e per il punto personale numero 11. La palla in campo, si chiude il terzo set con l'ace di Caterina Bosetti, il settimo di squadra, il 12° punto per lei, ma è soprattutto il 25-17, Modena è in vantaggio, 2-1.
Palla Panini di Modena, tra qualche istante il quarto set tra l'Illusione Nord Meccanica Modena e la Pomicca Salmaggiore. Modena avanti 2-1, 25-20 il primo per Modena, 25-23 il secondo per Casalmaggiore, 25-17 il terzo ancora per le padrone di casa. I sestetti sono gli stessi che hanno concluso il set precedente, cioè Casalmaggiore conferma Rondon in cabina di regia, pavana opposta. Le due schiacciatrici sono Martinez e Guerra, le due centrali Guigi e Stevanovic con Sirressi libero. Dall'altra parte Pincerato palleggiatrice, Baron in battuta, Montano e Bosetti schiacciatrici, Calloni e Herman al centro, Leonardi libero. Errore di Pavan. Allora Modena va subito avanti 1-0, non ci sono proteste, palla fuori, non c'è tocco del muro. Catarina Baron, Guerra, corre Rondon, Martinez l'appoggio, Pincerato dietro, Vincente Herman, 17 punti. Quanto sta giocando Pincerato con Herman e quanto bene sta rispondendo Herman alle sollecitazioni della sua palleggiatrice. 2-0, più 2 subito Modena. Palla in campo, ace per Baron. Il pallone sembrava avere effettivamente una traiettoria piuttosto lunga, ma si è abbassato improvvisamente. E allora 17° punto per Baron, 8° ace di squadra. Sirressi, Rondon va da Martinez, tocca al muro, autocopertura. Montano, senza paura, tocca il muro, no. 4 tocchi. Non è passato l'attacco di Madeleine Montana, che replay, sì, corretto, filone, nastro. Martina Guigi, palla fuori, 7° errore in battuta per Casalmaggiore, che ha 3 lunghezze da recuperare, ricordiamo che l'ultima di andata in Serie 1 femminile, mercoledì e giovedì sarà Coppa Italia. Modena giocherà in casa giovedì qui al Palapanini. Sirressi, Rondon dietro, Pavan, pallonetto, vola alla difesa di Modena e in particolare Pincerato, free ball Casalmaggiore. Rondon in 4, Martinez tocca il muro, Pincerato alta in 4 per Bosetti, il muro. Non si intendono, un bagger da seconda linea e poi Guerra spinge il pallone. Baron, un po' di confusione in campo. Pincerato va in 4 da Bosetti, c'è il muro, c'è un'altra copertura. Leonardi per Baron da seconda linea, Rondon lunga difesa. Pincerato va la pipe di Montano, il muro, non si passa con questo muro. Gli applausi comunque del Palapanini, hanno avuto modo di organizzarsi, soprattutto Stevanovic. Secondo muro per lei, secondo punto per Casalmaggiore. 4 Illusione Nord Meccanica, 2 Pomicca Casalmaggiore. Ottavo errore in battuta. 5 Illusione Nord Meccanica, 2 Pomì. Rondon, Stevanovic, non c'è il tocco del muro, palla nettamente fuori. Era stata seguita bene dal muro di Modena, ha provato a uscire dal muro, ha esasperato la traiettoria del colpo.
6-2, time out chiamato da Cristiano Lucchi, quindi noi sentiamo proprio lui, l'allenatore della Pomica Salmaggiore. Sapete quanti? Cioè siamo una squadra di prima divisione, ragazzi, veniamo a giocare in un campo come Modena, una squadra di prima divisione che si presenta davanti. Ma porca troia, devo continuare a rimarcare gli errori, mi sono rotto il cazzo. Dobbiamo semplicemente giocare a pallavolo, giocare a pallavolo, a fare le nostre cosine. Le nostre cosine, del fare le cose ordinate. Da qui alla fine del set abbiamo già fatto 5 errori, devo fare 0 per vincere. Sei Giunor Meccanica, 2 Casalmaggiore, Modena avanti anche 2-1. Avete sentito il time out di Lucchi a rimarcare gli tanti errori commessi dalle ragazze. Martinez non passa una prima volta, lo fa invece al secondo tentativo. E allora 3 i punti delle ragazze in rosa, seguite da oltre 50 tifosi al Palapanini. Proprio Martinez, nono errore in battuta. Pincerato. In bagher Rondon, Guerra, il pallone non cade. Bosetti, money out. Bosetti. 8-3, Pincerato. Rondon va a chiamare Pavanda, seconda linea, money out anche per la canadese che si è un po' fermata nel set precedente. Per lei soltanto l'11% in attacco proprio nel terzo set. Casalmaggiore che ha chiuso il terzo set con il 25% di squadra in attacco, davvero troppo poco. Mentre Modena, pensate, il 51%. In campo, punto Liugionor Meccanica. Ecco il replay. Calloni, palla in campo. Quarto punto per Raffaella Calloni. Rondon, seconda linea di Pavan, tocca al muro. Pincerato dietro da Bar, un pallonetto, Sirressi, pallonetto spinto, Leonardo in bagher dietro per Montano, money out, però c'è la copertura di Martinez. Guerra, si torna da Montano che ha una rincorsa strana, poi velocizza il colpo con il braccio, fa 13 in attacco Montano, 10-4. Out, non c'è tocco, errore di Guerra, sta perdendo un po' la fiducia nella metà campo di Casalmaggiore, sotto 2-7-1 e 11-4, cambio, torna Ana Starcevic per Anastasia Guerra, 11-4 più 7 Modena, avanti anche 2-7-1. Starcevic entra e mette a segno subito un punto, il suo terzo personale.
Calloni salta probabilmente troppo in anticipo, esponendosi all'attacco. Rondon, Bosetti per Pincerato, Palalta dietro in due. Barun oggi è davvero ispirata, 18° punto per lei, 12 per Modena. Sottolineiamo anche la prestazione di Pincerato, eccola qui, palleggiatrice, oggi titolare al posto di Ferretti. Distribuzione piuttosto pulita, ha insistito soprattutto con gli attaccanti di palla alta e quando ha potuto spesso con Herman Pavan. La canadese fa 15 personali. Cerato per Herman, attenta Pavan, e allora Martinez. Leonardi non può forzare Barun, lo fa Pavan, ma il suo colpo è troppo lungo. Giulia Leonardi libero di Modena in quadrata, mentre in battuta è il turno dell'opposta croata Katarina Barun. Pavan, 16 per lei. Ecco qui, non era un'alzata comoda, però insomma colpo molto intelligente della canadese. Guigi Corto su Montano, che è in prima linea, c'è la pipe con Barun. 19 per Katarina Barun. Pronta a entrare Bisconti in seconda linea, ma soltanto dopo la battuta di Montano. Battuto davvero molto bene Montano oggi. Leonardi in campo, punto Pavan, punto per Sara Pavan. Ecco qui, prima una mano Leonardi, poi Pincerato. Ora il cambio che avevamo annunciato, cioè fuori Montano, dentro Veronica Bisconti. Riceve in palleggio Leonardi, non benissimo. E allora Bosetti, devi inventare qualcosa, e lo fa. Mani out su Rondon. Palla molto staccata. Cambio dentro Pistolesi, fuori Herman. Aurora Pistolesi, battuta molto tesa, colpita quasi Sirressi. Martinez, seconda linea per Barun, palla forse un po' bassa, non ha paura, attacca forte e poi chiude Raffaella Calloni. Time out chiamato da Cristiano Lucchi. Sentiamo cosa dire invece coach Fenoglio. Quando la palla si stacca, si dà un posto, la palla in quattro,
muriamo due fisso, perché non c'è chance di fare la palla dentro. Sia da 4 che da 2, le palle sono tutte corte, bisogna murare il centro del campo, va bene? Vai! Andiamo, ragazzi, dai! Andiamo Giulia! No, Giulia! 16-8 il vantaggio, piuttosto rassicurante per Aluzzo Normeccanica. Insomma, la pallavolo ci ha insegnato a non dare mai nessuna partita per finita prima del dovuto. Modena avanti 2-7-1 e 16-8, ancora Pistolesi, ancora una grande battuta, è un ace meritatissimo quello di Aurora Pistolesi, che è entrata con grande coraggio ma soprattutto con grande qualità nel fare questa battuta sì flottante ma molto molto tesa. Ragazze, pensate, Pistolesi del 1999, appena 18 anni ancora, si rese questa volta bene. E allora Rondon per l'attacco di Stevanovic, money out, doppia cifra anche per il capitano di Casalmaggiore. Napodano in battuta per Martinez. Francesca Napodano, flottante, a cercare Leonardi. Pincerato, Calloni difesa di Sirressi, ma c'è l'invasione di Stevanovic. E allora punto Modena. Però si gioca quantomeno il video check. Cristiano Lucchi, sembrava in presa diretta che il tocco della rete ci fosse stato. Occasioni per i due allenatori ora di andare a parlare con le rispettive giocatrici. Fenoglio va da Pincerato, Lucchi da Napodano. Confermata l'invasione a Jovana Stevanovic, punto di giorno meccanica. Giulia Pincerato, battuta cortissima, costretta a ricevere Stevanovic, poi si va da, attenzione, si gioca ancora Rondon di prima intenzione. Allora, se prima non aveva chiuso il colpo Starcevic, ci pensa Rondon. Primo punto della partita per l'ex giocatrice di Modena. ...18-10... Non bene Bosetti, prova Barun, non trova le mani del muro, errore. Undicesimo punto Casalmaggiore. Decimo errore in battuta. In prima linea torna naturalmente Madeleine Montano per Veronica Visconti. Leonardi, questa free ball, Bosetti, pipe out.
non c'è tocco, ecco il replay, palla fuori, sì, e senza tocco. 19-12 Rondon, Montano, secondo errore consecutivo di Modena. Fenoglio chiama time out, ci pensa, sì, time out Fenoglio, e allora noi andiamo proprio a risentirlo. Scusa, manca ancora un po' in queste situazioni qua, la partita più difficile quando sei avanti di 8-10 punti, bisogna schiacciare sull'acceleratore, dobbiamo rompergli il culo, la partita deve finire, capito? Non dovevano giocare che facciamo una puntata, accelerate, mancano 5 punti, ci vogliono 3 minuti da fare 5 punti. Altro time out motivazionale. Ricordiamo, in settimana ci sarà la Coppa Italia, questa è l'ultima giornata di andata. La Final Four di Coppa Italia poi si giocherà il 17-18 febbraio. 3 metri di Barun, 20° punto, ventello per la croata, attacco che merita sicuramente il replay. Ecco qui, muro piazzato, palla nei 3 metri, Barun probabilmente MVP della partita. Dicevamo, in settimana i quarti di finale di Coppa Italia, Modena giocherà giovedì sera qui al Palapanini. Calloni, Pavan, tocco il muro, Vincerato, dietro ancora per Barun, palla si impenna, può rigiocare però Casalmaggiore, lo fa ora con questo attacco di Starcevic, grande tecnica per il punto numero 4 per lei, 14° di squadra. Torna Martinez, fuori Napodano, venti a 14. Starcevic, Anna Starcevic, battuta su Montano, palla a filo a una mano, Pincerato, può rigiocare però Casalmaggiore, 3 metri di Martinez, non vuole mollare la Pomì Casalmaggiore, che è lì. 5 lunghezze possono essere tante, possono essere anche nulla. Starcevic, Vincerato dietro, ci pensa sempre lei, Katarina Barun, 21 i punti suoi personali e di squadra in questo 4 set per le bianconere. Palla in campo, Pavan, l'arbitro dice fuori, chiede il video check per il tocco a muro, replay, sì, probabilmente il pallone è stato toccato a muro, a me in realtà era sembrato anche buono. Eccolo il responso dell'arbitro, palla toccata dal muro, eccolo qui, sì. Il mignolo della mano destra di Montano,
punto Casalmaggiore 21-16. Martina Guigi ai 9 metri. Battuta al salto. Bosetti per Pincerato. Herman. Il grande muro di Martinez. No, la palla è passata. Sotto, fuori, fuori. Chiamerà probabilmente video check. Replay. Ecco. Eh sì, correttissima la decisione dell'arbitro. 18° punto per Herman. 22° di squadra per Modena, che si avvicina alla conclusione di questo set, probabilmente anche della partita. Punto Casalmaggiore. Ecco qui Stevanovic, palla spinta. ...22-17... Pavan, Pincerato, alta per Bosetti, pallonetto al muro di Stevanovic ancora, 12° punto per lei, 17° di squadra, anzi 18°, non molla Casalmaggiore. Con le spalle al muro la Pomì Casalmaggiore ha trovato nuove forze, forse si è un po' fermata Modena, insomma c'è anche la qualità assolutamente di Casalmaggiore. Barun, sempre lei, 22° punto a togliere le castagne dal fuoco, 22 per lei, 23 per la Ligiolona Meccanica. Il replay, questo è un grande colpo, una parallela che va in posto 5 praticamente sulla linea. MVP Katarina Barun. Starcevic, Pavan seconda linea, out, out, e allora Ligio Norma Meccanica avrà ora la prima di 6 potenziali palle match. 2-1 avanti e 24-18. Laura Herman, battuta corta, Stevanovic, Rondon va da Martinez, la palla è in campo, gran colpo questo di Martinez. 11° per lei, annullata la prima palla match. Modena ne avrà almeno altre 5. Battuta di Martinez, attacco a 2 per Modena. Bosetti, Calloni, Pincerato in prima linea, ace di Martinez. Sesto di squadra. E vola via anche la seconda palla match. Pincerato, va da Barun. Difesa, Rondon, Pavan. Il muro, può rigiocare Casalmaggiore. Si va ancora da Pavan. Palla in campo. Il contrasto di Bosetti. Il suo 15° punto personale, vale soprattutto il 25° di squadra per la Ligiolona Meccanica Modena, che vince 3-1 contro la Pomì Casalmaggiore, la seconda vittoria consecutiva, la seconda vittoria della stagione al Palapanini. Esordio migliore qui al Palapanini non poteva essere per Marco Fenoglio. Modena allora chiude il girone d'andata al 5° posto, giovedì sera, quarti di finale di Coppa Italia al Palapanini. Ricordiamo ancora il punteggio finale, 3-1 per la Ligiolona Meccanica sulla Pomì Casalmaggiore. Noi adesso andiamo al centro del campo per le interviste alle protagoniste.
Allora è terminata da pochissimo l'Unione Meccanica Modena e contro Pomica Salmaggiore, ultima di andata, vittoria di Modena 3-1, seconda vittoria consecutiva, seconda vittoria qui al Palapanini, perché insomma qui finora avevate più perso che vinto. MVP Caterina Bosetti, complimenti a te e complimenti alla Ligio. Grazie, penso che oggi abbiamo portato a casa la vittoria proprio di squadra, perché comunque anche io personalmente sono un po' stanchina e c'è stato proprio un gruppo che ha aiutato dietro. Ci compensavamo, no? Quando una magari aveva un momento un po' più difficile arrivava sopra l'altra e siete state brave per questo. Si chiude il girone d'andata, quinto posto, probabilmente non è il girone d'andata che vi sareste sognati alla vigilia, però si può dire che c'è un trend nuovo, intanto sicuramente perché ci sono arrivate due vittorie consecutive. Beh, guarda, sicuramente abbiamo lasciato in giro dei punti importanti, però non credo che sia stato un girone d'andata negativo. Sicuramente dovevamo fare più punti in casa, abbiamo avuto qualche difficoltà qua al Palapanini, ma spero che andando avanti adesso nella Coppa Italia e nel girone di ritorno riusciremo ad aggiustare questa cosa. L'anno scorso a quest'ora eravamo ottave, quindi secondo me abbiamo migliorato, poi adesso si vedrà, è tutto da vedere. Giovedì Busto qui, andata dei quarti di Coppa Italia. Busto è una buona squadra che sta giocando bene, ma penso che contro di noi all'andata era stata una battaglia e lo sarà anche giovedì. Grazie a Caterina Bosetti, non possiamo farvi ascoltare nessuna giocatrice di Casalmaggiore perché le abbiamo viste andare molto velocemente nello spogliatoio, chissà, forse un po' arrabbiato coach Lucchi. Ricordo il punteggio finale: Modena, la Legione Meccanica ha vinto 3-1 contro la Pomì Casalmaggiore. È tutto dal Palapanini, buona serata.